Amici di FunFixer, bentornati sul nostro canale YouTube. Oggi passiamo alla recensione di un altro prodotto low cost. Questa volta siamo sulla casa taiwanese Asus. Asus Zenfone Go. Primo prodotto della nuova linea, diciamo, Zenfone 2 Zenfone, motorizzato MediaTek. Voi direte, prima c'erano l'Intel, adesso c'è il MediaTek. Questo device non ci ha delusi e vi spieghiamo perché. Iniziamo a far spazio per sapere cosa c'è nella scatoletta. Vi rimando al video unboxing precedentemente caricato. La mettiamo da parte e passiamo a una descrizione fisica del prodotto. Display da 5 pollici di diagonale. Un bel display, bello luminoso. Sulla parte frontale troviamo fotocamera da 2 megapixel. Troviamo il microfono, l'auricolare di sistema. Sensore prossimità luminosità. I tasti soft touch non retroilluminati, ormai siamo abituati a questo perché Asus non li retroillumina mai. Stampati ben visibili di giorno, ma di notte sarà difficile ritrovarli, anche se sono tre, quindi sono sempre gli stessi. Bel effetto concentrico, uguale a tutta la linea Asus dagli Zenfone 4, che abbiamo questo bel effetto metallico, questo frame. Lato destro, bilanciere del volume, accensione, spegnimento, blocco, sblocco. Tasti in alluminio argentati, molto eleganti. Tasto sinistro liscio, tasto parte superiore, jack 3,5, parte inferiore, abbiamo primo microfono, entrata USB, micro USB. Portellone posteriore, abbiamo una cover removibile dove troveremo l'entrata per due micro SIM più l'espansione per la memoria, quindi dual SIM e espansione per la memoria. Non è un device 4G, non dicevo subito. Cassa audio, si sente abbastanza bene. Secondo microfono per la riduzione del volume, fotocamera 8 megapixel dotata di autofocus e single flash LED. Inoltre logo Asus stampato, logo Zenfone. Accendiamo il display, l'abbiamo già acceso, già provato in questi giorni. Eccoci qui. Processore. Abbiamo un MediaTek M, per la precisione, un MT6580 Cortex A9. Eccoci qui, su CPU Z 6580 Cortex A7, scusate, ha una frequenza di clock, un quadricore, una frequenza di clock di 1.3 GHz. Abbiamo come GPU una Mali 400MP, 2 GB di RAM, 8 GB di storage interno, ma come sapete MediaTek ci dà la possibilità di impostare la memoria di massa, la memoria esterna, come principale. Abbiamo 292 pixel per pollice, il display, seppure un solo HD 1280x720, è ben definito. Android nello specifico è la 5.1.1, API level 22, e la batteria, troviamo una batteria da 2070 mAh. La batteria non è capientissima, ma questo processore MediaTek ci dà la possibilità di chiudere la giornata con un uso abbastanza stressante senza problemi. La mattina dopo ci resta un 20% di batteria. Abbiamo il magnetometro, il sensore di orientamento, luminosità, prossimità e accelerometro. Non ci stiamo a dilungare perché abbiamo la Zen UI, già spiegata e rispiegata in tantissime altre recensioni. Quello che cambia
e la personalizzazione Mediatek che ci toglie lo Splendid, ci dà ad esempio il Miracast, che cambia leggermente qualcosina nel nostro menu, cambia, ci dà l'accensione e spegnimento che è un classico del Mediatek. Non abbiamo varie voci, però abbiamo le Zen Motion ancora presenti, come la scossa, schermo acceso, schermo spento con un doppio tap, sempre ben reattiva, o disegnando una lettera, premendo un po' una lieve pressione, si accende la fotocamera. Passiamo, già che siamo qui, a un breve discorso fotografico. Per fortuna non abbiamo più quell'orribile MediaTek quell'orribile interfaccia che caratterizza tutti i device MediaTek di fascia bassa, ma abbiamo lì la classica stock fotocamera della Zen UI, quindi con le sue belle funzioni che conosciamo già tutti bene. E passiamo a farvi vedere le nostre fotografie. La fotocamera da 8 megapixel ci ha veramente sorpreso. Le foto sono ben dettagliate, vedete, questo è un punto e scatta in macro, guardate che dettaglio, queste, vedete, guardate che bello sfocato, senza modalità particolari. Questa è una foto su un murales per farvi vedere un pochino di colori. I colori sono riprodotti bene. Questo è un breve video. Beh, la fotocamera, la videocamera registra dei buoni video, anche gli scatti. Questa è la fotocamera frontale da 2 megapixel, abbastanza risoluti. La fotocamera normale ci ha sorpreso, vedete questo piccione in movimento, camminava. Questa è una foto fatta al buio, questa è una foto classica all'interno, qui con HDR è ben definita. Altri scatti all'interno, vedete i simpatici signori che giocano a carte, notturna. Le fotografie notturne sono fatte veramente bene. Asus ci dà questa fotocamera che a noi è piaciuta. Non abbiamo il risparmio energetico della Zen UI motorizzato Intel, quindi abbiamo sì la Zen UI grafica con la possibilità di cambiare le icone come voi volete, di modificare la pagina con tutte le varie personalizzazioni che troviamo nelle altre versioni, diciamo nei fratellini maggiori, ma abbiamo qualche cosa in meno e qualche cosa in più, come lo Splendid. Non abbiamo più lo Splendid, ma abbiamo il Miracast, che a nostra detta può regolare meglio il Miravision, scusate, non il Miracast, che a nostra detta può renderci il display ancora più piacevole in base ai nostri usi. Il Wi-Fi è un classico BGN, ve lo ridico tanto lo sapete già. Il Bluetooth, lo solito, è il 4.0, non va in 4G ma solamente in 3G. Abbiamo il dual sim, giusto per darvi qualche altro dettaglio, la focale della fotocamera è in linea con gli altri Zenfone, quindi abbiamo una focale 2.0, sono 30 gli fps per la registrazione video, in grado di registrare video anche con la fotocamera frontale. Abbiamo la radio FM. E il 3G, per essere più specifici, è solamente sulla SIM 1. La SIM 2, come tutti gli altri Zenfone, è esclusivamente per voce.
il processore non è un processore da corsa, ma è un processore stabile, reattivo, che fa girare al meglio tutte le applicazioni che possiamo provare senza darci troppi problemi. Non è dotato di NFC, ma invece supporta tranquillamente l'OTG, quindi le chiavettine esterne. Proviamo a aprire qualche cosa, così vediamo anche un po' di applicazioni. La navigazione web è il solito browser stock, se no potete usare tranquillamente Google. Le applicazioni si aprono senza alcun problema. Vedete, non abbiamo grossi rallentamenti. Ora siamo in wifi. Il prezzo, parliamo del prezzo di questo prodotto. Questo prodotto si trova nei negozi con una buona offerta intorno ai 130-140 euro. Sapete che è un entry level, quindi non è una versione top. Online Best Buy potete trovare anche un 115-120 euro, ovviamente aspettando la tempistica online, la disponibilità dei vari colori, che bianco, nero o rosso. Noi lo abbiamo scelto rosso per fare qualcosina di diverso. Il peso è abbastanza contenuto, stiamo intorno ai 130 grammi, batteria removibile. Non vogliamo soffermarci a lungo perché il sistema operativo è lo stesso, il dial è lo stesso degli altri Zenfone, la galleria dei contatti idem, stesso per il calendario. Belle sempre le animazioni e le personalizzazioni della Zen UI, che è in completo aggiornamento. Quindi non mi resta altro che salutarvi con il nostro Zenfone Go 8 GB di memoria. Un saluto da Pescara, amici di Phone Fixer, e alla prossima!